Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo l'unboxing di 6 bustine dei Dominatori dei Cieli. Questi giocattoli sono prodotti dalla Sbabam. Mi piace sempre un sacco dire il nome di questo brand, Sbabam. Senti che potenza, Sbabam. Sì, Vastatore, va bene, abbiamo capito, vai avanti. E sono consigliati a bambini dai 3 anni in su. Ora bando alle ciance e iniziamo ad aprire la prima busta. No vabbè, guarda che figo, Arex! Oddio che brutto! Cioè, brutto nel senso buono, nel senso che è fatto talmente bene insomma, avete capito. Vero, è fatto benissimo! Questo che animale è, Vastatore? Questo è il Condor. Il Condor ha un'apertura alare che può superare i 3 metri di lunghezza. Di colore scuro, ha un potente becco con il quale strappa i pezzi di carne. Oddio che schifo! Si ciba principalmente di carogne, ma in assenza può cibarsi anche di uova e piccoli di altri uccelli. Oddio, ma è terrificante! No, invece è fighissimo! Dai, apriamo la seconda! No, vabbè, guarda che spettacolo questo! Oh mamma, questo sembra Voldemort con il becco! Effettivamente. Cioè, guarda che belle le zampe! Sono fatte benissimo! E anche le piume, guarda qui che belle! Cioè, è spettacolare, lo adoro! E questo che cos'è, Vastatore? Questo è l'avvoltoio! L'accappatoio! No, l'avvoltoio! L'avvoltoio è un grosso rapace che vive principalmente in Sud America. Dotato di un'ottima vista, si ciba prevalentemente di carcasse di grossi mammiferi o di pesci morti. È in grado di volare per ore e ore battendo le ali di tanto in tanto. Deve avere proprio un'aura potentissima questo accappatoio. Sì, effettivamente. Dai, passiamo alla terza. Abbiamo trovato un altro avvoltoio. Ah, uffa. Vabbè, passiamo alla prossima. No, vabbè, ma questo che spettacolo è? Ma è bellissima, sembra un Pokémon! È vero! Cioè, guarda che meraviglia! E il piumaggio è fantastico! E ovviamente si allunga tantissimo! Cioè, guardate! E guardate le zampe! Cioè, è curato tutto nei minimi dettagli! E questa invece come si chiama, Vastatore? Questo è il Serpentario! Oddio, che brutto! Il giocattolo è decisamente più bello di quello reale! Sì, infatti. Quello reale sembra una specie di struzzo col collo corto. E infatti! Il Serpentario è un uccello rapace africano. Il corpo è molto simile a quello dell'aquila. Le zampe invece lunghe e sottili che gli permettono di muoversi al suolo rapidamente. Deve il suo nome al fatto che tra gli animali che caccia ci sono i serpenti. Oh, questo mi sta simpatico! Io odio i serpenti! Passiamo alla prossima! No, vabbè, guarda che figo questo, Arex! Ma è bellissimo! A me piace un casino come vengono realizzate le ali. Sono davvero realistiche. E anche questo si allunga davvero tanto. Che figata! Questo invece che cos'è, Vastatore? Vediamo subito. Questo è il gufo reale. Il gufo maiale. No, il gufo reale. Il gufo pedale. No, il gufo reale, Arex, il gufo reale. Il gufo reale è il rapace notturno più grande d'Europa. L'apertura delle sue ali può raggiungere i 2 metri di lunghezza. Passa il suo tempo vicino al suo nido, che solitamente è tra le rocce oppure ricavato tra le aperture degli alberi. Caccia principalmente di notte. Ah, anche a me piacciono le torte! No, Arex, ho detto che caccia principalmente di notte. Ah, ok. Bene, è rimasta l'ultima busta da aprire. Dai, 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 dai! No, vabbè, guarda che bello questo! Ma che dici, Vastatore? Questo è bruttissimo! Ma no, invece, guarda che figo! Ma ha una faccia terrificante! Lo so, per questo mi piace! Mamma mia, che brutto! E questo che razza di animale è, Vastatore? Questo è il falco giocoliere! Oh, quello reale è decisamente più bello di questo giocattolo! Questo sembra venuto fuori da un film horror! Effettivamente, quello reale invece ha uno sguardo molto più coccoloso! Sì, infatti! Comunque, è un uccello tipico dell'Africa. Il falco giocoliere è un rapace di medie dimensioni. L'apertura alare è inferiore ai 2 metri. Di colore scuro, ha becco e zampe rosse. Preferisce cacciare altri uccelli e anche piccoli mammiferi. Passa molte ore in volo in attesa di qualche preda su cui gettarsi in volo. Mamma mia, è pericolosissimo! Però è figo! Non tu, tu fai schifo! Ora, alcuni di questi dovrebbero cambiare colore nell'acqua calda, mentre altri dovrebbero illuminarsi al buio. Vediamo un po' quali. Allora, l'aquila di mare testa bianca cambia colore in acqua calda, però non ce l'abbiamo. Il pellicano brilla al buio, ma non ce l'abbiamo. La civetta brilla al buio, ma
non ce l'abbiamo. E il falco giocoliere cambia colore in acqua calda e questo ce l'abbiamo. Però uffa, ce n'è capitato soltanto uno che cambia colore. E vabbè, dai, prendiamo subito un po' di acqua calda. Ecco, immergiamo il nostro falco giocoliere. No vabbè, guarda che bello! Ma sta diventando blu! Sì, sta diventando azzurrino! Ma è bellissimo! Dai, guardate che bello, ragazzi! Diventa di un azzurro bellissimo! Sembra quasi metallizzato! Vero! Mi piace un sacco! E poi, piano piano, ritorna del suo colore normale. Peccato che tra quelli che abbiamo trovato è l'unico che cambia colore nell'acqua calda. Però è davvero stupendo, non è vero, Arex? Ma... Guarda questo odore! Anch'io cambio colore! Ma che stai combinando, Arex? Volevo farti vedere che anch'io cambio colore nell'acqua calda! Guarda! Sì, lo vedo, Arex, lo vedo! Hai visto? Anch'io divento blu! Ah, ma smettila di fare il buffone! Uffa! Volevo farti vedere che anch'io cambio colore nell'acqua calda! Sì, ma tu non cambi colore, Arex! Come no? Certo che cambio colore! Ma non dire cavolate! Dai, adesso chiudiamo il video! Uffa, va bene! Bene, ragazzi! Il video finisce qui! Mi raccomando! Ma che? Ancora! Guarda questo odore! Hai visto come cambio colore? Ah, non ne posso più! Non ne posso più! Dicevo, fateci sapere se il video vi è piaciuto! Guarda questo odore! Sto diventando viola! Sì, stai diventando viola perché non stai respirando, Arex! Dai, vieni fuori di lì e basta! Dovete scusarlo, ragazzi! Purtroppo è sempre così e non ci possiamo fare molto! Comunque, che stavo dicendo? Ah, sì! Il video finisce qui! Mi raccomando! Guarda, Bastatore! Se fai attenzione, noti che adesso la mia pelle è leggermente più scura! Ancora! Ti ho detto che non cambi colore! Oh, Bastatore, fossi in te non ne sarei così sicuro! Insomma, guardami! Adesso sono più chiaro! Sì, vabbè, prima sei più scuro, poi più chiaro! Noi ci vediamo al prossimo video! Dai, guarda, Bastatore! Se ci fai caso, adesso sono leggermente più fuschia. Più fuschia? Sì, guarda. Ma non dire cavolate, Arex. Sei verde e sarai per sempre verde. Uffa, io però non mi trovo d'accordo. Sì, certo. Dicevo, vabbè, il video finisce qui. Ma dici che se provo con l'acqua fredda cambia qualcosa? No, Arex, non cambia niente. Non puoi cambiare colore, punto e basta. Ma secondo me devo provare con qualcos'altro. Sì, io un'idea ce l'avrei. Davvero? Sì. Ti riempio di botte, così diventi tutto rosso. Eh? Che ne pensi? Molto spiritoso. Ora fammi fare questo saluto in santa pace. Mi raccomando, lasciate tanti commenti su Instagram. E fatemi sapere se almeno voi avete notato il mio cambio di colore. No, Arex, non hanno notato proprio niente. E tu che ne sai? Ah, dai, smettila con questa storia. Chiudiamo il video e basta, che non ne posso più. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti! Guarda, adesso piano piano sto tornando al mio colore originale. Ma basta!